Allora, ciao a tutti! Mi rendo conto che indosso quasi sempre la stessa maglietta quando faccio video e dovrei farmi delle domande per questo. Ma va bene. Come vedete sono incastrata in questa graziosa posizione tra la porta della stanza e l'armadio per un'ottima ragione, perché sto facendo decluttering, il resto della casa è un disastro e sto facendo del mio meglio per cercare di, insomma, andare avanti nel migliore dei modi, ma questo è l'ultimo angolo pulito della casa per ora. Poi sarà tutta una meraviglia, interior design, home decor, Pinterest, crediamoci. Dunque, questo è un video di, come li chiamano, dei preferiti di adesso, perché non sto più andando per mese dal momento che gli ultimi mesi li ho saltati, ma avevo delle cose da farvi vedere e voglio anche fare questi video con un po' più di regolarità, per cui state con me, ce la posso fare. Intanto questi sono i preferiti di questo momento, come al solito è un mix tra cose, oggetti fisici, oggetti non fisici o pensieri o detta così è bruttissima, però è interessante, ve lo giuro, state con me. Voglio partire da qualcosa che è in realtà un sentimento, non è un oggetto, poi agli oggetti ci arriveremo, ed è qualcosa di cui vi ho già parlato nei mesi precedenti e che sto cercando veramente di esercitare ogni giorno, ed è la gratitudine. La gratitudine, lo so che sembra assurdo e sembra un concetto veramente campato in aria, ma ho notato che è veramente una piccola magia. Nel momento in cui ogni giorno mi fermo quei 3 minuti ad essere grata per quello che già ho invece di rosicare per quello che non c'ho, la mia vita diventa molto più piena, molto diversa e riesco ad apprezzarla molto di più, anche perché riesco a notare veramente delle cose che non noto mai, non lo so, anche dormire in un letto caldo, mangiare a colazione, mia figlia che sta bene, io che sto bene, io che ho i piedi, per esempio io avendo fatto l'incidente a Cuba due o tre anni fa, avere i piedi per me non è più così tanto scontato dopo che ho rischiato di perdere un po' tutto. Per chi non lo sa potete trovare sul mio blog il racconto di quella non tanto bella esperienza. Quindi la gratitudine è quello che mi fa veramente rimettere in prospettiva le cose e non lo so, mi sento molto meglio da quando faccio questo esercizio e vi invito a provarlo, di prendervi ogni giorno qualche minuto per essere grati delle cose che avete già e anche quando le cose vanno male cercare comunque un piccolo motivo per essere grati. Per esempio io nei giorni scorsi vi ho avuto un problema di salute, ero molto spaventata e anche in quel momento cercavo di essere grata perché banalmente vivo in un paese dove può avere delle cure mediche e non è scontato. Pensate a tutte le persone che in questo momento non possono averle, pensate ai genitori che vedono i loro bambini stare male e non possono portarli da nessuno per farli aiutare. Non lo so, l'altro ieri è morto l'ultimo pediatra di Aleppo, per dire, cioè rendiamoci conto anche un attimo di dove viviamo e di tutti i privilegi che abbiamo. Questa è una cosa, quindi la gratitudine. Mi ha aiutato molto questo piccolo libro, che è Dire, fare, ringraziare, di Assunta Corbo. È una sorta di bignami di tanti libri che ho già letto, però è molto, secondo me, efficace, va dritto al punto, non si perde in pagine e pagine di spiegazioni, offre veramente delle piccole soluzioni quotidiane che ho trovato altamente applicabili e interessanti. Parlando di libri, vi volevo parlare di quest'altro libro che mi sta cambiando la vita, no, lo trovo meraviglioso però, e si chiama Big Magic, è di Elizabeth Gilbert, quella che ha scritto Eat, Pray, Love, anche questo forse l'avete visto sul mio Instagram, ed è un libro che ci invita ad essere più creativi, ma non essere più creativi del tipo domattina mi sveglio devo fare l'artista, o domattina mi sveglio devo fare la cantante, no, assolutamente niente di tutto questo, significa assecondare il nostro istinto a vivere in modo appassionato, avventuroso e seguire le cose che risvegliano qualcosa in noi, che ci appassionano. Si chiama Creative Living Beyond Fear, cioè vivere creativamente oltre la paura, perché è la paura quella che ci frena spesso ad essere e fare quello che vogliamo, quello che ci rende vivi. La paura di sembrare ridicoli, la paura che sia troppo tardi, la paura di quello che penseranno gli altri, la paura di quello che noi penseremo di noi stessi e la paura di provarci. La paura di rischiare di fallire,
ma offre una prospettiva sul fallimento, questo libro, che è magistrale. Lo consiglio a tutti. Qualunque sia il vostro lavoro, qualunque sia la vostra inclinazione, io penso che sia un libro che racchiude delle verità e delle ispirazioni riguardo alle quali non ci fermiamo mai a pensare, che invece ci possono aiutare molto. Parliamo di cose un po' più futili. Questo si chiama... Oddio, devo fare quella cosa di mettere a fuoco da vicino, non sono capace. Non ce la posso fare. Ma è proprio al di là delle mie potenzialità. Comunque, questo si chiama... ve lo farò vedere in un close up durante questo video. Si chiama Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's ed è un siero per la notte che teoricamente ripiena, oddio, come si dice in italiano, rimpolpa e rigenera la pelle facendola apparire più riposata al mattino. Ora, io non sono tanto brava a vedere gli effetti delle creme, vi dico la verità, ma il profumo di questa crema fatta di oli essenziali è divino. Io aspetto il momento della sera solo per aprire questo barattolino e sniffarmi le mie gocce e poi spalmarmene in faccia. È come un po' tutte le creme di Kiehl's, è fatta con oli botanici raccolti a mano, bio, eccetera eccetera. Se state cercando proprio la coccola prima di andare a dormire che faccia anche bene alla vostra pelle, questo ve lo consiglio tantissimo. Altra cosa futile, il rossetto che ho in questo momento è un gloss, è di Pupa, si chiama Miss Pupa, è un gloss brillante effetto volumizzante. Ad essere sincera, l'effetto volumizzante non l'ho notato particolarmente, ma adoro il colore e comunque il lucido ha un effetto minimamente volumizzante. Parliamo di serie TV. Ovviamente no, non ho smesso di guardare serie TV, sono sempre la solita serie dipendente e vi volevo parlare di due serie che ho visto ultimamente, una su Netflix e una su Amazon Prime. Partiamo da Netflix e la serie è The Unbreakable Kimmy Schmidt. La premessa di questa serie è geniale barra terrificante, perché è questa ragazza che viene rapita da giovane e tenuta segregata da un santone che crede nella fine del mondo in un bunker sotterraneo insieme ad altre ragazze e viene a un certo punto liberata. Quindi lei ha perso, non so, 10-15 anni della sua vita, tra l'altro tra l'adolescenza e i 30 anni, per cui proprio il momento in cui dovresti fare tutte le tue esperienze, ma non vuole essere marchiata a vita con questa storia della ragazza che ha vissuto sottoterra, le chiamano le ragazze talpa o qualcosa del genere. Si ribella assolutamente a questa narrativa della vittima e del dover piangere tutta la tua vita qualcosa che è successo e che non puoi cambiare. Un po' non come se non fosse successo niente, ma quasi. Lei cerca di reintegrarsi, tra l'altro nella New York di oggi, quindi potete immaginare i deliri tragicomici a cui va incontro. E ci sono dei personaggi fantastici in questa serie, cioè Lillian e Titus, che sono la sua padrona di casa alternativa, junkie a 60 anni e no, è andato via il sole, aiuto, e Titus, che è questo il suo coinquilino. È una serie interessante perché è una serie su più livelli, cioè il livello comico sitcom, che tra l'altro mi raccomando vedetela in inglese perché sennò il 50% dell'umorismo non lo capite, in italiano cade proprio piatto, non lo cogliete. E poi c'è un livello più profondo, che queste battute, questi momenti comici in realtà vanno a stuzzicare delle situazioni di cui vale la pena parlare e quindi ti fai una risata intelligente. Però vedetela e poi mi farete sapere se anche a voi ha fatto questo effetto. L'altra serie è Outlander. Sing me a song of a last that is gone. È una serie di Amazon Prime che io ho iniziato a vedere l'anno scorso, ho visto la prima serie, tra l'altro consigliata da una di voi, grazie. E è una serie molto diversa da quelle che di solito mi piacciono, perché è una serie molto romantica, molto in costume, che si prende molto sul serio, è fatta benissimo, i personaggi mi piacciono tantissimo e l'attrice, secondo me, Katrina Balfe, che interpreta Claire, si chiamano tutte Claire, poi Claire Underwood, Claire Fraser, vabbè, è fenomenale, la trovo bravissima
e dà veramente un sacco di carattere a questo personaggio femminile, che è uno dei personaggi femminili tra i più forti che io ho visto rappresentati nelle serie ultimamente. Quindi Outlander, segnatevelo. Tra l'altro molto sexy, è una serie veramente ormonale. Ovviamente Game of Thrones, ma qua non si può dire mai niente di Game of Thrones, no? Perché qua ti tacciano tutti gli spoiler, quindi io non dirò niente di Game of Thrones, ma io amo Game of Thrones. L'ultima cosa che rientra sicuramente nei miei preferiti dell'ultimo periodo è il burlesque. Ho iniziato un corso di burlesque a gennaio, ho fatto la mia prima performance alcune settimane fa, è stato bellissimo. Ed è un mondo dove la creatività femminile è ispirata e incoraggiata al massimo. È un mondo dove le donne prendono il potere e fanno cose, mettono su show, interpretano personaggi, organizzano le loro performance. È veramente ispirazionale. Ed è stato per me molto appassionante, molto empowering e, non lo so, una di quelle cose che veramente ti riconcilia abbastanza con il tuo corpo e con la tua femminilità. Quindi è qualcosa che, se avete occasione mai di provare, con però un insegnante brava, con qualcuno che è già una performer, perché ci sono un sacco di corsi di danza spacciati per corsi di burlesque, e provatela. Ok, per oggi credo di avervi raccontato tutto quello che è stato il mio preferito, le mie cose e le mie sensazioni preferite dell'ultimo periodo, e vi invito a raccontarmi le vostre se vi va, perché mi ispirate sempre, mi fate conoscere sempre libri nuovi, serie nuove, un sacco di cose nuove, quindi grazie. E siamo arrivati alla fine di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, mettete un commento, no, viceversa, lasciate un commento e mettete un like. E soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao! What? Alla prossima! Cos'era? Ciao mamma!